Radio Radicale, vogliamo parlare della recente visita del capo di Facebook, Zuckerberg, nel nostro paese. Come sapete, Zuckerberg ha incontrato il Papa, il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Come è stata trattata, diciamo, questo tipo di visita? Si è parlato molto delle iniziative benefiche di Facebook. In realtà Zuckerberg era venuto per affari. Che tipo di ruolo svolge questo motore di ricerca nella nostra vita? Noi ne vogliamo parlare con Paolo Attivissimo, che è un giornalista, saggista, esperto di questioni informatiche, che ha un fortunatissimo blog, sito, scusate, che si chiama Il Disinformatico e che tiene una rubrica sulla radio della Svizzera italiana molto, molto seguita e che conta un certo numero di pubblico. Che lo segue e che comunque segue insomma i suoi consigli. Ricordiamo che Paolo Attivissimo ha scritto anche un ottimo saggio, un manuale di autodifesa per Facebook e Twitter. Innanzitutto, che tipo di valutazione possiamo fare su questa visita? Ma credo che sia molto interessante vedere che Mark Zuckerberg si comporta come se fosse un capo di Stato, va a incontrare gli esponenti politici, gli esponenti religiosi, perché in effetti lui è, dal suo punto di vista, anche forse dal punto di vista di molti dei nostri ascoltatori, lui è il boss, il leader massimo di una comunità internazionale che conta più o meno lo stesso numero di aderenti della religione cattolica. E infatti ci sono partite numerose osservazioni, chiamiamole così, o battute sui social network che osservavano come ci fosse quasi uno sguardo di intesa fra il Papa e Zuckerberg sulla questione: ma tu quanti follower hai? E soprattutto quanto sono bravi i tuoi adepti a far confessare le cose alla gente? È curiosa come situazione, ma sicuramente dal punto di vista di Facebook in generale è una questione di immagine da proiettare in un momento che probabilmente sarà destinato a costituire una svolta. Si sta discutendo molto a livello internazionale sui problemi di privacy che comporta l'uso che fa Facebook dei nostri dati personali, dati che noi regaliamo volontariamente in molti casi, ma che in altri casi invece non sappiamo neanche di regalare, perché Facebook vive di marketing, vive di profilazione degli utenti e quindi correla informazioni separate che noi abbiamo dato a varie organizzazioni per creare un dossier su ciascuno di noi. Questo dossier viene poi usato per marketing, per mandarci pubblicità mirata. Però è un potere straordinario. Immaginate per esempio un esponente politico di domani o di dopodomani che si trova completamente già schedato da Facebook sin dall'infanzia, sin da quando non era ancora nato, era ecografia e quella già è stata pubblicata dai genitori, poi tutta la sua evoluzione nel corso della sua vita, l'adolescenza, tutti gli sbagli che noi adesso facciamo e che solitamente finiscono nell'oblio, vengono catalogati da Facebook. E a quel punto Zuckerberg o il suo erede successore possono dire: beh, allora vediamo cosa abbiamo di sporco su questo candidato e vediamo di eliminarlo o di favorirlo. Ecco, quindi si può arrivare a pensare che Zuckerberg abbia forse qualche divisione in più del Papa, come diceva Stalin? Ma non lo so, di certo le sue intenzioni sono molto chiare, quelle di proseguire e mantenere questa espansione straordinaria che sta avendo Facebook. Facebook, ricordiamolo, al di là di tutte le polemiche, ha avuto un merito, credo, unico, che è quello di creare il primo social network longevo. Ricordiamoci tutti i tentativi passati, il delirio che ci fu per Second Life. Le comunità online hanno di solito una vita estremamente breve, che si misura nel paio di anni, non di più. Invece Facebook ormai è con noi da moltissimo tempo e non dà segni di stanchezza. C'è forse un calo fra i giovanissimi, ma il numero totale di utenti continua a crescere. L'obiettivo di Zuckerberg adesso è coinvolgere quella parte dell'umanità che non ha ancora accesso a internet e come possibile quindi nuovo mercato per Facebook,
E per fare questo sta addirittura offrendo un accesso a Facebook gratuito attraverso satelliti e altri sistemi di comunicazione. E anche questo fa parte della sua offerta fatta, in campo politico con le sue visite recenti. Ecco, Facebook fa beneficenza o è veicolo di beneficenza? Nel senso che la fa in prima persona? Noi abbiamo sentito parlare di beneficenza in relazione alla visita di Zuckerberg in Italia, per il terremoto. Che cosa ha capito di questo? Ma credo che sia fatta a questi livelli, cioè, no, per carità, non è corretto, non sarebbe giusto criticare chi comunque fa beneficenza, però teniamo presente anche la proporzione di questa beneficenza, vale a dire se io che guadagno 100 regalo 50 alla beneficenza, faccio beneficenza per 50, allora è chiaramente un sacrificio da parte mia, ma se io guadagno 1000 e regalo 50, allora è uno sforzo abbastanza modesto. Per noi comuni mortali la donazione che ha fatto Zuckerberg per i terremotati è straordinaria, è sicuramente un gran beneficio, però è quello che costa una campagna di marketing e quanta pubblicità riesce a ottenere con un gesto del genere. Ne stiamo parlando anche noi, gli stiamo facendo in un certo senso pubblicità gratuita, proprio perché lui ha fatto questa operazione benefica. Quindi direi che sono due cose che si combinano, la cura dell'immagine pubblica, l'intento di non far sembrare Facebook una multinazionale troppo avida, troppo ficcanaso, compensata con questo gesto di grande visibilità che gli dà appunto la possibilità di essere sui titoli dei giornali. Per cui grande operazione di marketing che in questo caso fortunatamente non è fine a se stessa, non va a finire soltanto nelle aziende, nelle tasche delle aziende che fanno pubblicità, ma finisce, si spera, nelle mani dei terremotati che ne hanno disperatamente bisogno. Senta, che ruolo aveva per Facebook SpaceX? Lei ho visto che sul suo account di Twitter ha seguito l'incidente che ha riguardato questo razzo. Zuckerberg ha fatto un breve comunicato per far sapere il dios appunto per il fallimento di questo razzo. Volevo sapere che ruolo aveva questo lancio per Facebook. Facebook da questo lancio sperava di iniziare una campagna di collocamento di satelliti in orbita, non era soltanto un satellite di Facebook, il satellite Amos 6 che è esploso durante le prove generali del lancio, ma era in collaborazione con Eutelsat e altre organizzazioni satellitari. Però in generale fa parte dell'intento che ha Facebook di far arrivare l'accesso a Facebook anche dove internet non c'è normalmente, quindi nei paesi dove non c'è il cavo, dove non c'è la possibilità di far arrivare attraverso la rete telefonica il segnale di internet, allora si provvede direttamente via satellite. Il suo progetto a lungo termine è quello di avere una costellazione di satelliti in orbita che consentano l'accesso a Facebook ovunque. In realtà si tratterebbe di un accesso a internet poi filtrato per dare soltanto la possibilità di visitare Facebook. È un investimento che Facebook sta facendo da molto tempo proprio perché si sta raggiungendo il limite fisico dei connessi, vale a dire il mondo che ha un accesso a internet cablato ormai è praticamente tutto già su Facebook, chi vuole partecipare a Facebook è già iscritto, quindi per trovare nuovi seguaci, nuovi follower è necessario creare un'infrastruttura e quindi Facebook si accolla a questo onere. È molto interessante come progetto perché si tratta di comunque far entrare una parte del mondo che fino adesso è rimasta esclusa da questa grande conversazione globale. Farla entrare a far parte di questa possibilità di comunicare, di conoscere, di superare le frontiere. Però attenzione che questa è una offerta di comunicazione che è controllata da un dossier piuttosto severo e selettivo. Non dimentichiamo che Facebook non è semplicemente un traghettatore imparziale. Facebook, attraverso le sue condizioni di utilizzo, si prende il diritto di decidere di che cosa possiamo e non possiamo parlare. Per esempio, se si fanno delle discussioni su alcuni argomenti, che magari in molti paesi sono assolutamente banali, tipo la bellezza di un nudo femminile artistico, là si viene banditi subito, perché ci sono delle regole molto particolari, molto californiane, su cosa si può mostrare e non mostrare. Se invece si fa una discussione sulla violenza, va benissimo, perché in America questo non è un grosso problema, parlare di violenza, e quindi.
La preoccupazione, penso che hanno molti osservatori, è quella di dire: d'accordo, è bello che Facebook faccia entrare il resto del mondo nella conversazione di Internet, ma attenzione che questa conversazione verrà pesantemente filtrata, non saremo realmente liberi come invece doveva essere l'Internet vera e propria. Senta, lei nei giorni scorsi, in uno dei suoi ultimi post sul suo sito, ha raccontato un episodio che l'ha un po' inquietata, che riguardava Facebook. Che cosa ha riscontrato in merito alla capacità intrusiva di Facebook? Sì, ecco, io quando racconto questi episodi finisco sempre per fare un po' la figura del paranoico, ma devo dire che finché non ti capita personalmente un episodio di questo genere, è difficile percepire che cosa vuol dire la sorveglianza o la schedatura di massa che fa un social network. Lo fa Google, lo fa Microsoft, lo fa Apple, ma Facebook lo fa in maniera estremamente più profonda e capillare. Quello che mi è successo è questo: io per lavoro faccio spesso delle perizie informatiche, per cui devo isolare i miei computer o dei computer separati o degli account separati che faccio, di cui faccio uso per fare queste ricerche. Stranamente, uno dei clienti che mi ha chiesto una perizia è comparso come persona che potrei conoscere non nell'account che avevo usato per acquisire informazioni intorno alla sua cerchia di conoscenti, ma sul mio account Facebook pubblico. Quindi Facebook è riuscita in qualche maniera a creare una relazione fra due attività completamente separate. Quando ti capita una cosa del genere, quando vedi una persona che ti ha affidato alla sua riservatezza, quando te la vedi segnalare come possibile amico, vuol dire che qualcosa ha superato tutte le barriere che hai messo. E nessuno sa per il momento quale sia stato il meccanismo, ma episodi di questo genere stanno diventando sempre più frequenti. E, al di là del mio caso personale, emergono tante situazioni nelle quali delle fondamentali violazioni della privacy passano attraverso Facebook. Faccio un esempio: recentemente una psichiatra statunitense ha segnalato a un giornalista: guarda, un mio paziente, stiamo parlando di pazienti psichiatrici, quindi magari persone che hanno difficoltà notevoli, possono essere anche socialmente pericolose, un mio paziente è venuto da me, mi ha mostrato nel suo elenco di persone che potresti conoscere su Facebook dei volti e dei nomi e ha detto: guarda che probabilmente questi sono i tuoi pazienti, perché Facebook me li sta proponendo come possibili amici, forse perché frequentiamo lo stesso psichiatra. Ecco, trovarsi in una sala d'aspetto e sapere che tutti possono avere la conoscenza di chi sono, dove vado, cosa faccio, qual è magari anche la mia situazione, attraverso un normale uso di Facebook, cioè un'informazione che io non ho dato volontariamente a Facebook. Questo credo che possa essere un grosso problema di privacy. Penso anche a un giornalista, come per esempio a me capita spesso di avere delle informazioni confidenziali. Immaginate un giornalista che ha fatto di tutto per proteggere l'identità dei propri, delle proprie fonti di informazioni e poi si trova su Facebook il consiglio: guarda che questa persona potresti conoscerla, potrebbe essere tua amica, ed è un informatore. Quindi credo che ci sia una penetrazione eccessiva nella vita personale da parte di Facebook e soprattutto non viene detto chiaramente quali sono i meccanismi di acquisizione di informazioni. Se potessimo saperlo, potremmo approntare delle misure di difesa. Per il momento, giornalisticamente, dal punto di vista degli avvocati, dei medici e dei pazienti, c'è un grossissimo problema di privacy. Penso, giusto per concludere, a un altro caso concreto che mi è capitato: persone che hanno, per motivi assolutamente innocenti, perché sono nel mondo della sicurezza, sono persone che stanno cercando di rifarsi una vita, persone che hanno perso un partner e vogliono rifarsi una vita sentimentale. Queste persone hanno degli account su Instagram, su WhatsApp, che hanno un nomignolo, un nickname, quindi hanno uno pseudonimo, e Facebook sta mettendo questi account confidenziali in relazione con il loro account Facebook, che ha nome e cognome, e sta pubblicizzando questo legame ai loro amici. Questo, secondo me, è inaccettabile. Certo. Un'ultima questione: lei è autore di un saggio, un manuale di autodifesa da Facebook, su Facebook e Twitter. Ricordiamo, tra l'altro, volevo ricordare anche di contorno un episodio: lei nel suo saggio ha ricordato che Facebook aveva anche sindacato sul suo nome. Lei si chiama Paolo Attivissimo, questo è il suo reale nome. Sì.
avevano avuto modo di ridire anche sul fatto che lei si chiamasse così, sbaglio? Sì, è un episodio bizzarro. Capisco che il mio cognome possa destare perplessità in molte persone, è veramente il mio cognome all'anagrafe, ma è stato divertente vedere come Facebook, con un certo tono di indignazione digitale, mi abbia detto: guarda, non puoi chiamarti così, devi usare il tuo vero nome su Facebook. E io ho dovuto risolvere la cosa non facendo come mi ha proposto Facebook. Facebook mi ha detto: se vuoi dimostrare che ti chiami davvero così, mandami una scansione di un tuo documento d'identità. Ma come E si io ho detto: non, permettono? Assurdo. non se ne parla Ma nemmeno. E certo. quindi ho risolto la questione dicendo: vabbè, mi chiamo Paolo Sgomberonte, e Facebook ha detto: va benissimo così. Ecco. L'ultima Per domanda. cui, ecco, Ecco, chi è più questo è. pericoloso Prego, prego. secondo lei? Facebook o Twitter? Lei che è autore di questo saggio, che tra l'altro invitiamo gli ascoltatori di Radio Radicale a scaricare o a comprare su internet, perché è molto interessante con gli aggiornamenti che ci sono stati. Ecco, sottolineo che è scaricabile gratuitamente, si acquista solo la copia cartacea, per cui l'idea è che si possa avere il più possibile una panoramica del mondo dei social network. Allora, mi sono concentrato su Facebook e Twitter e mi ricollego alla domanda proprio perché sono due social network antitetici. Cioè, Facebook secondo me è più pericoloso rispetto a Twitter perché Facebook mi dà l'illusione di uno spazio privato. Mentre Twitter, per definizione, è un luogo pubblico, dove se non fai una conversazione privata, o almeno se non mandi messaggi diretti, tutto quello che fai si presuppone che sia visibile a chiunque voglia leggerlo. Quindi è più difficile commettere errori. È molto facile invece su Facebook trovarsi a pubblicare, a mandare delle informazioni che vorremmo riservare soltanto agli amici o a un partner sentimentale o a un collega specifico e poi con un clic sbagliato o per via di un errore tecnico, di Facebook, ce ne sono e ne capitano spesso, questi dati finiscono per essere, pubblici o per finire nelle mani sbagliate. Allora io, penso che sia molto più pericoloso un luogo dove hai l'illusione della sicurezza rispetto a un luogo dove sai che la sicurezza non ce l'hai. E in pratica io faccio un paragone, è come camminare su un precipizio, ci sono due ponti, due passerelle, una è senza ringhiera, l'altra ha una ringhiera di cartone. Quale delle due è più sicura? Certo, sì. Va bene, è un interrogativo molto, molto intrigante, molto interessante. Io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato le sue valutazioni sul ruolo di Zuckerberg e dopo la sua visita nel nostro paese. Un ringraziamento a Paolo attivissimo, invitandogli naturalmente gli ascoltatori di Radio Radicale a visitare il suo sito e a leggere i suoi saggi che sono molto interessanti e mai banali. Grazie. Grazie a voi dell'ospitalità.